Trapani prova a forzare in velocità Emanuele. Trapani ha tagliato la difesa con un burro. Torna le più 9 Cesena. Non trova nessun compagno libero. Giattoni se la prende lui il tiro da 3, lo sbaglia. Il rimbalzo del più piccolo di tutti, Emanuele Trapani, che lo strappa in mezzo a Dortei. Altra parte, vinta da 3 punti, chiuso, poi va da Montanari che però perde. Ancora una recuperata di Emanuele Trapani che poi insalzamente si ferma da solo contro 3. Morara, spalla canestro, Morara per Giattoni. Porcelli, chiusolo, ancora chiusolo, ancora Emanuele Trapani. Sbaglia il secondo Dordei, ma c'è il rimbalzo in attacco di Giattoni che consegna poi la palla fuori area a chiusolo. Chiusolo, il palleggio. Ora recupera Emanuele Trapani con 23 secondi ancora sul cronometro. Emanuele Trapani, massimo vantaggio Cesena più 7. Ancora la difesa di Cesena sta mettendo in difficoltà Ozzano. Chiusolo e falla in attacco. Attenzione alla botta. Attenzione ora. No, dovrebbe essere solo una botta, un blocco irregolare, non ho visto a chi è stato dato il fallo. Secondo fallo di Dordei, secondo fallo di Dordei. Gran taglio fuori di Cappello. Trapani ora sull'auto di destra va a servire le spalle che vengono di Andrea Scanzi che vuole arrivare fino in fondo, poi ottimo l'assist per Francisco Papa. 1.39 alla fine del primo tempo. Cesena avanti e Trapani la recupera ancora. Più 4 Cesena, 34-31-30. Siamo con Emanuele Trapani nell'immediato dopo partita, assoluto protagonista oggi, il giocatore in campo con la maglia bianconera numero 4. 5 palle rubate, tutto importantissimo, e ha saputo dare i ritmi giusti anche in attacco alla formazione di Corzi Lorenzo. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i tifosi che ci supportano sempre, anzi oggi erano tantissimi. E per quanto riguarda la partita abbiamo iniziato un po' maluccio, sono stati più aggressivi rispetto a noi. Poi allungando, visto che noi comunque siamo in tanti a ruotare, col passare del tempo siamo riusciti a cambiare marcia e a indirizzare la partita nel senso giusto. Per quanto riguarda le palle recuperate, quello è una delle mie specialità, diciamo. E devo continuare così e niente. Ecco, una domanda ti voglio fare. Tu sei entrato nel quintetto base, hai disputato un primo quarto non certamente alla tua altezza, poi sei andato in panchina, quando sei rientrato in campo eri completamente un altro giocatore. Cosa è successo? In panchina ho ripensato magari agli errori che ho fatto, mi ha dato anche una grande mano David, tutti quelli che erano in panchina, e soprattutto grazie a loro ho riuscito a trovare l'energia e la forza giusta per rimediare al primo quarto. Siamo con Marco Planezio, match winner, ombra del partito quest'oggi qui al Cari Sport. Una prestazione la tua sontuosa, 8 rimbalzi, ma quel che conta è che sono stati tutti 8 rimbalzi importanti, 5 su 10 dal tiro e tiri importantissimi che hanno spesso tolto le castagne dal fuoco per i Tigers. Sì, vittoria molto 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 importante perché ci fa partire con un bello spunto il girone di ritorno. Avevamo perso l'andata e quindi ci avevamo un po' di rammarico, un po' di incazzatura per quella partita lì, e siamo contenti. Abbiamo giocato una partita con un'intensità, a parte i primi 4-5 minuti, con un'intensità molto molto importante, e siamo contenti perché se riusciamo a tenere questa intensità per 40 minuti, poi anche in trasferta, poi diventa veramente duro per le altre squadre. Ecco, oggi avete giocato ad una intensità, dal mio punto di vista, entrambe le squadre, altissima, quasi da playoff, sei d'accordo? Sì, diciamo, sono d'accordo, queste sono partite che plasmano anche il gruppo, secondo me, che fanno tirare fuori a tutti qualcosa in più che ti porta poi a prevalere. Un grande tifo quest'oggi qui a Cari Sport. Sì, siamo veramente molto contenti perché vediamo che ogni partita gli spalti sono sempre più pieni e noi cercheremo di provare a dare questa carica a tutta la città.